dici di aver visto dal cielo cadere una stella che come un tratto inaspettato su un foglio bianco ha rotto uno schema stellare, giorno dopo giorno sempre uguale. Pare che tu abbia strizzato gli occhi, espresso un desiderio mai realizzato. Da 26 anni sempre lo stesso che romperebbe il tuo ordine vitale. Aspetti da una vita che una stella cadendo realizzi un desiderio da un nulla senza lotta né fatica, come se un sogno potesse d'incanto realizzato alleviare il dolore, fare luce tra la nebbia. Come se una stella cadendo ti portasse il coraggio di sperare e di sognare e di lottare, di resistere, di vivere la vita. Non dico che io conosca bene Dio, ma mi è sembrato di vederlo su un cielo che sorrideva, spiandoci mentre fumava una delle sue tante sigarette, con il cui fumo pare che ci annebbi la vista, ci confonda il cammino, lasciando cadere cenere su un pianeta popolato che fa da posa cenere. Una foglia di tabacco che bruciando tra cenere e fumo è caduta, che sembrava una stella, e foglia dopo foglia ti ha lasciato sperare, credere nei tuoi desideri, come se un giorno d'incanto si potessero realizzare. Ora pensa a un Dio che fuma sigarette, ci rude con le stelle, ci guarda e ride a troppa pelle. Pensa alle mille stelle cadenti che non sono altro che cenere, da parte che piove da cielo giù. E pensa quando la sua sigaretta si consumerà e spegnerà, ci chiamiamo la cenere. Potrebbe spegnerla proprio su di te, proprio su di te, o forse proprio su di me, proprio su di me. Tutto questo mi fa venire voglia adesso di sedermi davanti a lui, di guardarlo dritto negli occhi e senza alcuna ipocrisia, fumando in sua compagnia, seduti a un tavolino, fare quattro chiacchiere e chiedergli magari scusa, ma perché? Scusa Dio, perché? Ma perché?